scrivevo. Allora, Giovanni Cariolato è la persona più schiva, ma anche quello che ha i numeri più grossi. anche c'è parecchi giovani a lavorare con lui, anche se oggi è difficile reclutare i giovani, no? Vabbè, che io quello posso dire, qui è stato presentato un articolo che fa un po' la storia, e quando si parla di storia uno si sente un po' vecchio, perché quando cominci a scrivere le tue memorie vuol dire che non sono aziende che c'è. Però ecco, cioè, questo mi ha fatto un po' pensare, no? Perché se c'è una cosa che ci accomuna, cioè io e Gianni Coviello, siamo Gianni e Gianni, ecco, Giovanni, ma Gianni e Gianni, è il fatto che abbiamo questo spirito di progettualità continua che si rinnova continuamente. Quindi noi passiamo attraverso varie crisi, lui nella sua vita ne ha sperimentate diverse, ma anch'io ne ho sperimentate tantissime, però in qualche maniera sopravviviamo e poi ne usciamo con nuovi progetti, nuove idee e nuovi, diciamo, stimoli. Ecco, allora, senza dire quel che ho scritto nell'articolo, io dico quali sono le idee, gli stimoli da uno come me che vengono spontanei oggi. Ecco, così, per una riflessione, dico l'industria italiana dopo, e quindi l'industria veneta, l'industria vicentina, dopo una ventina di anni un po' buoni, diciamo dal 95 al 2015, in cui l'arrivo sul mercato, diciamo, dei paesi emergenti, primo fra tutti la Cina, che di fatto hanno comportato una feroce acquisizione di forza lavoro, no? E noi l'industria, diciamo, italiana in genere ha sofferto parecchio in questo ventennio, e quindi ci sono state le delocalizzazioni, ci sono state le chiusure, ci sono state le crisi ripetitive oltretutto, no? E molti non ce l'hanno fatta. Qualcuno ce l'ha fatta, e in questo momento stanno emergendo nel territorio nazionale, ma soprattutto nel territorio veneto e vicentino in particolare, stanno emergendo delle medie aziende che hanno delle caratteristiche in comune che sono veramente interessanti. Sono internazionalizzate. Tu dove hai sedi? Io, per quanto mi vado, ho sedi in Romania, in Tunisia, in Cina, in Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia. Quanto fatturi? E in Australia. Quanto fatturi il gruppo? C'è la Global Display Solution, che l'avevo presentata come CIG, ma poi è diventata Global Display Solution. Fatturiamo circa 140 milioni di euro. E abbiamo circa 1050 dipendenti in giro per il mondo, insomma, ecco, abbiamo superato i 1000. Mandi curriculum. Ma no, ne riceviamo molti, ma il problema più grave è che siamo alla ricerca di molti curriculum che non riusciamo a trovare. E infatti era questa, solo a questa chicca di riflessione che volevo lasciare, cioè che queste aziende che stanno emergendo come nuove aziende, diciamo, di medie, medio grandi dimensioni, che stanno crescendo, che sono internazionali, hanno bisogno di personale, ma hanno bisogno di personale formato. Cioè non basta l'operaio che può essere sostituito dall'immigrato, che di cui c'è anche bisogno, ma vi invito a pensare che serve una nuova generazione di ragazzi formati nell'ambito soprattutto tecnico-scientifico. Ecco, quando dico ragazzi e ragazze. E allora ci sono tre sfide. Una è portare anche le ragazze a impegnarsi nelle cosiddette culture tecnico-scientifiche, anche perché le culture tecnico-scientifiche oggi non sono culture del fare, ma sono culture del pensare. Pensate all'intelligenza artificiale, pensate al software, pensate a queste cose. Quindi non c'è nessun motivo per cui una ragazza non possa eccellere o diventare leader in quelle attività lì, e che bisogna per forza che sia un ragazzo. Io capisco 40 anni fa che fare il perito meccanico bisognava lavorare su per il tornio, ma oggi non è più così. Quindi noi dobbiamo convincere le famiglie di non castigare lo studio matematico, scientifico, tecnico nelle ragazze, privilegiando solo quello culturale, che va benissimo, umanistico, però lasciare anche questa possibilità ai ragazze, perché abbiamo bisogno di portare un certo numero di ragazze a crescere nell'ambito tecnico-scientifico. La seconda è quella di creare degli istituti di formazione nuovi, che adesso il governo finalmente li ha anche qualificati, che sono i cosiddetti ITS,
Io mi sto coinvolgendo personalmente. Sto dicendo, questo sarebbe importante lo dicessi. In ambito Confindustriale sto cercando in tutte le maniere di portarne anche vicino alla mia area. Io sono nell'area ovest di Vicentino, che è l'area che va da Recuaro fino giù a Lunigo e poi confina con Verona, quindi è un'area molto vasta, forse è anche una delle aree più attive in questo momento della provincia di Vicenza. Ecco, sapete, ci sono già alcuni IPS come quello della Moda, a Valdagno, a Arzignano, cioè quello diciamo della pelle. Ecco, io vorrei portare un IPS del meccatronico e un IPS del digitale. Ecco, sono due materie che si assomigliano ma che hanno percorsi un po' diversi per supportare non solo quei ragazzi e ragazze che fanno magari gli istituti tecnici, ma anche quei ragazzi che tentano il percorso universitario e poi non ce la fanno, e piuttosto che abbandonare, magari il percorso IPS è ideale perché li collega immediatamente con l'industria, con l'azienda, e quindi in qualche maniera anche si smarcano dalla dipendenza familiare, cominciano ad avere un lavoro subito di fatto, ecco, perché l'IPS ha come percorso un concetto di scuola e lavoro, quindi uno va a scuola però è già dentro un'azienda o si abbina velocemente a un'azienda, e poi dopo l'azienda dopo qualche mese ma rifà un contratto di apprendistato, e quindi lui ha già un lavoro di fatto, ok? Quindi questa è la seconda sfida su cui stiamo, anche personalmente stiamo lavorando, e la terza chiaramente riguarda gli universitari, e noi abbiamo un'emorragia importante di ragazzi che fanno università in Italia, poi vanno all'estero e non tornano più. Ecco, l'ultima sfida è quella anche di cercare di riportarne dentro qualcuno di questi. Sta succedendo comunque, la cosa interessante è che anche grazie ad alcune agevolazioni fiscali che i governi che si sono succeduti hanno introdotto, c'è qualche mosca bianca, c'è qualche laureato che sta rientrando in Italia. Io stesso ne ho assunto uno recentemente, un laureato in fisica ottica che lavorava in Belgio ed è rientrato in Italia. Ecco, quindi speriamo che questo flusso continui, ecco, ma sono questi per quanto riguarda le aziende, perché se non riusciamo a riportare ragazzi e ragazze nelle industrie, queste industrie di media dimensione internazionali hanno finito di crescere, possono vendere a qualche straniero, possono fermarsi lì e accontentarsi. Però la ricchezza del territorio dipende proprio dal fatto che cresca un humus culturale nuovo per l'industria del futuro. Ecco, questa è la mia riflessione. Ringraziamo particolarmente perché è una testimonianza molto importante.